Bella a tutti ragazzi e benvenuti nel terzo episodio della nuova serie di Minecraft Signori, stagione 2 e terzo episodio. Signori, prima di partire il video vi ringrazio per i like, per i commenti, per i presenti e per il supporto. Vi ricordo di iscrivervi al canale, che abbiamo l'obiettivo di raggiungere i 2000 iscritti il prima possibile. Signori, così sarà un nuovo obiettivo per poi successivi nuovi traguardi. Detto questo signori, allora partiamo con il video di oggi. Cosa facciamo? Sono tornato a casa. Non abbiamo recuperato tantissime altre cose off camera, tranne le zucche, un altro uovo e basta. Delle canne da zucchero. E allora, video di oggi, signori. Video di oggi molto tranquillo. Intanto io piazzerei i miei bellissimi bambù da qualche parte per iniziare a creare la mia bellissima farm di bambù. Li posso piazzare sulla sabbia? Sì, perfetto. Quindi direi di metterne belli così. Così i bambù crescono e avremo legno infinito, signori. Non sarà questa la nostra farm, signori. Poi un giorno, appena abbiamo casa giusta, appena avremo finito di costruire la casa, signori, poi creeremo anche una zona a fianco con tutti questi bambù che sparano verso l'alto. Potremmo anche fare tutta la zona circondata da bambù in questa zona. Vabbè, dettagli. Qui abbiamo messo intanto delle altre canne da zucchero che devono continuare a crescere. Vedete una barca, perché giustamente per tornare da là sotto mi sono fatto una barca, mi rompevo troppo le scatole farmi nuovamente via terra, e tornando signori via mare ho visto che in quella direzione di là c'è un tempio dell'oceano. Infatti tornando sono stato colpito dalla magia e non potevo più costruire, rompere blocchi per 5 minuti, signori, in quella direzione di là. Un giorno l'andremo a scoprire anche quello. Cosa facciamo nel video di oggi, signori? Oggi video un pochino più tranquillo, non andremo all'esplorazione, inizieremo a dare le basi per poter sopravvivere, signori. Che ovviamente le basi che stiamo per mettere sono proprio brutte, però ci servono, signori, ci servono per iniziare a crescere. Ovvero dobbiamo fare, signori, delle zone per iniziare a coltivare sia queste angurie che abbiamo raccolto, sia i semini del pane, perché se noi non mangiamo non concludiamo niente. È vero, potrebbe essere più facile, più veloce fare una farm di animali, ma non ci ho voglia, signori. Piano piano la farm di animali poi la faremo direttamente sulle nostre palafitte volanti, signori. Allora, io non mi ricordo quanti come siamo combinati più o meno, però direi che secondo me così potrebbe già bastare, perché lì mettiamo le angurie, che finiscono qua, e qui mettiamo i semini. Diciamo che bastano? Diciamo che potrebbero anche bastare, potrebbe anche andarmi bene. Volendo potremmo anche conquistare un altro poco più di questa zona di qua, tipo questo, che secondo me qua l'acqua dovrebbe arrivarci. Fatto questo andiamo a creare la zappa, signori. Mettiamo anche a cuocere queste tre costolette che sono importantissime. Se non sbaglio qui dovrei avere una spada che non mi serve più a una cippa, utilizziamola come carburante. Bene, andiamo a creare una zappa, la facciamo di pietra, signori, sì, tanto non è un problema. Zappetta di pietra, dai, così leva la sabbia, metti questo qua, dammi 10 semini e dammi le angurie, fammi magari qualche semino, magari 4, dai, magari 4 semini, e vediamo un attimino di ottenere del cibo nei prossimi episodi, signori, perché sennò siamo messi veramente male. 1, 2, 3, 4. Qua ci possiamo mettere i nostri semini di anguria che cresceranno qui, e qui invece ci andiamo a mettere, partiamo proprio da qua, facciamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Niente, allora possiamo fare 5, 5, no, 5, 5 non possiamo fare perché qua mi deve crescere l'anguria. Va bene, facciamo così. Decisi, ok. Iniziamo a coltivare, signori. Iniziamo a coltivare. Se non si coltiva, non si va da nessuna parte. Creiamo però uno spazio giusto qua per camminare, perché sennò la cosa mi dà troppo fastidio. Ok, che poi mi scordo sinceramente che qua abbiamo i nostri semini seminati. Domani, questo è provvisorio, signori. È tutto provvisorio perché abbiamo bisogno un attimino di vivere in qualche maniera. Sì, potremmo mettere più angurie. Effettivamente potremmo mettere un pochino di più angurie, non è male come idea. Fammene altri due, quanto sta? Quanto spazio c'ho qua? 1, 2 e 3, altri 3 me ne puoi fare, sì. No, la carne magari no. Diciamo che dobbiamo andare con l'anguria, bene, 3 semini d'anguria, bene così. Metti questo, zappa qua, metti 1, 2, 3, perfetto, sì. Riusciremo mai a mangiare qualcosa di questo? Penso di no, penso decisamente di no. Allora, le canne da zucchero ce l'abbiamo. Ne posso seminare altre 3, non sarebbe male come idea, sapete?
Ne possiamo seminare altre 3. 1, 2 e 3. Va bene. Ne mettiamo lì 1, 2, 2. Ah, perché è vero, devono stare vicino al mare, che è rottura di scatole. 2 e 3, ok. Quei blocchi di sabbia li lasciamo lì. No, li pigliamo perché tutto può tornare utile e soprattutto perché è materiale nostro, quindi ce lo teniamo. Andiamo qui nella cassa e posiamo tutto quello che non ci serve in questo preciso momento, tipo i semi di cacao. Anche se i semi di cacao potrebbe avere loro perché gli albero, il sapling, l'arboscello, questo che altro legno che al momento non ci interessa, la crafting table, la sabbia, la pelle, la zucca potremmo anche seminarla, ma non mi fa cacare, e l'uovo ne abbiamo già due, terra la mettiamo di qua, le angurie e questo è tutto cibo che questo cibo per questo da sola la lasciamo, ci teniamo le angurie e la carne. Ok, e adesso che si fa, signori? Adesso qui sta. Signori, il bambù cresce, cresce pesantemente. Noi lo recuperiamo subito, veloce, veloce, che dobbiamo andare a seminare altro bambù. Allora, io non ho mai utilizzato il legno di bambù, signori, perché è la prima volta che stiamo comunque giocando nella versione 1.20. Quindi non so effettivamente quanto bambù serve per fare del legno, ma signori, queste quando crescono diventano enormi. Quindi diciamo di che stiamo a parlare. Ne ho già fatti 20 senza neanche pensarci. Allora, 21 e noi allunghiamo ancora di più la nostra zona di farm di bambù. Però effettivamente in mezzo io ci posso passare. Ci saltella, lui ci saltella, quindi allora possiamo fare così. Dai, così. Dai, 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 allunga, 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 zio, allunga, allunga. Altri 10. Altri 10, dai, dai. Una foresta del bambù, signori. Bello così, bello, bello, bello. Ora, detto questo, prendiamo la barchetta, signori, andiamo a vedere cos'è quella cosa là sotto, che mi ispira parecchio e voglio capire che cos'è. Qui però la discesa per la barchetta è brutta forte, quindi facciamo un attimo una discesa un pochino più consona alle nostre ginocchia, perché sennò le perdiamo male subito. Mettiamo un clicchetto di sabbia qui e questo lo apri così. Bello così. Sta calando il sole? Dove sta cazzarola? Sta calando il sole. Allora io direi di fare un'altra cosa molto intelligente. Iniziamo a piazzare qualche torcia. Giusto così per dire, sai, la zona è abitata, giusto è per evitare lo spawn di strani mostri, magari qui nelle vicinanze, non per forza troppo lontano per ora dalla zona di casa nostra, che direi che, diciamo che così va bene, diciamo che così per ora direi che va bene, così male che vada ci dimentichiamo, siamo lontani casa e dobbiamo addormentarci, diciamo che siamo un attimino coperti. Mi fate fare una prova, quanto legno ci vuole per fare quanto bambù ci vuole per fare un blocco di legno, signori? Che mi sa che, diciamo, l'obiettivo è questo, però non vorrei che poi ci vuole il bambù infinito e noi abbiamo fatto il fail più totale, più grosso del mondo praticamente. Per fortuna lui ci salta in mezzo e non si fa male, questa è una cosa ottima. Sempre sta calando il sole, a noi ci interessa questo. Riusciamo quanto? Ok, quindi 9 per fare un blocco di bambù. E un blocco di bambù ci dà due assi di bambù. Ok, e due assi di bambù ci dà. Ok, va bene, signori. Non è male come situazione. Un blocco di bambù ci dà due assi. Va bene, carino. Onesto, onesto, mi piace. Mi piace. Studieremo poi piano piano come si possono fare gli altri blocchi perché non lo so minimamente, però va bene. Qualcosa ci inventeremo, però mi piace. Recuperiamo questi due blocchi di bambù e andiamo a dormire. Signori, una cosa molto importante, ditemi nei commenti di che colore fare il letto, perché ancora non l'ho colorato, ce l'abbiamo ancora bianco dall'ospedale, quindi scrivetemi nei commenti di che colore lo possiamo fare il nostro letto. Ok, fatto questo, recuperiamo la nostra barca e questo blocco di sabbia e andiamo a capire cos'è quello. Penso sia un veliero, signori, secondo me, anche se dovrebbe avere due parti fuori dall'acqua e invece ne ha solamente una. Cosa se... No, un veliero è là sotto, signori, là sotto c'è un veliero. Spettacolo, e questa è una costruzione. Interessante. Questo è molto interessante. Quindi, aspettate, questa è una costruzione, questo è un blocco strano, quindi se ho il pennello posso spennellare. Mamma mia, signori, stiamo volando. Ma come cazzo lo si fa il pennello? Mi serve il rame. Dove cazzo non lo trovo il rame adesso? Vabbè, calma. Calma. L'avevo visto da qualche parte il rame, devo solamente riuscire a trovarlo, ritrovarlo qui nelle vicinanze. Bello che ce l'avevamo là a due passi il rame. Ma porca miseria, ma porca paletta ambriaca. Allora, dobbiamo recuperare il rame, signori.
Mi serve una grotta con del rame. Mi serve una grotta con del rame, signori. Allora, facciamo così: rapido taglio, perché la cosa potrebbe essere molto più lunga del previsto. Io ho lasciato la barca, perfetto, e mi sono lanciato sulle mie rame. Mamma mia, che botta di culo, signori! Stiamo avendo del culo che non è normale. Guarda quanto rame ci sta qui. Lo posso prendere col. Sì, lo posso prendere così il rame. Bello, bello, signori, prendi tutto sto rame. Non so quanto realmente me ne servi, però tuppitelo tutto. Quanto l'abbiamo preso? 13! Mamma mia, possiamo farci 8.000 pennelli. E la piuma, se non sbaglio, del pollo ce l'abbiamo pure. Se non sbaglio, serve una piuma di pollo che dovremmo avere. Solito io voglio fare i tagli e poi non ci riesco mai, perché poi mi capita sempre la situazione nuova e porca paletta ambriaca. Allora, calma e sangue freddo. Allora, intanto se non sbaglio dobbiamo. Oh, cazzarola, dobbiamo cuocere. Allora, tu cuoci la carne. Sì, signori, allora cuocio la carne, cuocio il rame e ci rivediamo qui. Ok, signori, abbiamo cotto un po' di rame. Vediamo come si fa il pennello. Pennello, no, non si fa così il pennello. Mi risponde, ecco, ah, la spazzola, scusate, perfetto, la possiamo fare, signori, la possiamo fare la spazzola. Mi serve una piuma e possiamo fare la spazzola. Allora, abbiamo detto questo. Ah, fammelo direttamente te, bravissimo! Abbiamo anche la spazzola, signori, andiamo a spazzolare un po' di cose. Andiamo a spazzare qui, è cresciuto già il rame, va bene. Io ho piantato altro bambù, signori, mi sa che stiamo perdendo un attimino il controllo del bambù, però dettagli, dettagli, dettagli. C'è anche il galeone che dovremmo andare a visitare oggi. Ah, certo, se visitiamo il galeone, no, il galeone lo visitiamo domani, signori, ci attrezziamo un pochino meglio, ci attrezziamo un pochino meglio. Allora, fatemi capire un attimino. Fatemi capire un attimino, scendi dalla barca, zio. Ok, scendi, scendi, scendi. Andiamo a esplorare. Salve. Se io questo faccio così, si spennella? Perché non ti spennelli? Non si spennella. Tu, ai, 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 lui si spennella, signore. Lui si spennella, ma stava a morire. Lui si spennella. Spennellalo! Cosa mi dai? Cosa mi dai? Cosa mi dai? Che cosa, signori? Uno smeraldo? Oh, buono, buono. Porca miseria. Uno smeraldo così subito a buffo. Tu ti spennelli? No. Tu ti spennelli? No. Cos'altro si può spennellare in questo? Tu ti spennelli sicuro. Ai! No, che cazzo la vuoi tu? No, 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 no,
pennellare. Allora, da cazzo la sei? Che, dove è finito? Dove cazzo non la sei finito, zio? Ah, dai, forza. No, non ho tempo da perdere con te. Devo spennellare, zio. Devo spennellare. Intanto questo, ho visto una cassa lì. Ottimo, allora andiamo a vedere pure. Abbiamo ottenuto il nostro primo smeraldo della serie, signori. Bella così. Dai, zio, e mori, porca poletta ambriaca. Ok, mangiamo un attimino che stiamo a morire di fame. Questa cosa non è per niente buona. L'anguria non dà minimamente un poco di vita. Questa cosa è tragica, perché noi ultimamente abbiamo solamente anguria da poter mangiare. Dove stava a spennellare? Qua dentro. Stava a spennellare a te? Sì, spennella, spennella, spennella. Che mi dai di bello? Che mi dai? Un pezzo di carbone. Che me ne faccio di un pezzo di carbone? Assolutamente niente. Qua posso respirare? Qua possiamo respirare. Questo lo posso grattugiare? No, no, no. Oh, questo lo posso spennellare pure, non l'avevo visto. Dai, 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 spennella, spennella. Che ho preso? Non lo so manco io, che una zappa di legno. Ma che me devo fare io della zappa di legno? Mi dà la zappa di legno, questo lo posso spendere là? Sì, dai, 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 cosa mi dà? Un vaso, sì, un pezzo di vaso, se riesco a non morire, ok. Abbiamo ottenuto come frammenti dal passato. Dai signore, c'è da divertirsi in questo. Aspettate, questo però lo dobbiamo lavare. Perché, ovviamente forse no, forse abbiamo ottenuto un nuovo blocco, va bene, dettagli. Questo me lo spennelli? No. Signori, per me è novità questa, io non avevo ancora giocato queste versioni. Che cos'è? Un altro pezzo di carbone inutile. Questo non me lo spennelli, questo me lo spennelli? Sì, signori, me lo spennella, che mi dà un altro smeraldo. Smeraldino, dai, dai. Stiamo andando bene, signori, stiamo andando bene. Qualcosa mi dice così, giusto, giusto, qualcosina proprio a pelo. Questo lo spennelliamo pure, spennella, spennella. Una pepita d'oro, buono, buono così. Questo lo spennelli? No, ma questo lo spennelli. E dovessimo trovare il... Che cos'è? Un'altra zappa. Ma che ci devo fare con tutte queste zappe, signori? È un modo per dire che me ne devo andare a zappare? Penso di sì. Questo lo possiamo spennellare? No. Questo sì. Questo no. Quello sì, però. Questo me lo spennelli? No. Questo non me lo spennella nemmeno. Mi sa che abbiamo spennellato lo spennellabile, signori. Mi sa che abbiamo spennellato lo spennellabile. Era bellissimo se trovavamo già l'uovo
L'uovo dello sniffer, signore, se trovavamo l'uovo dello sniffer volavo, cioè era qualcosa di spettacolare. Qui però non c'è più niente da spennellare. Bene, facciamo un ultimo giro da questa parte, dopodiché apriamo la cassa e penso che per il video di oggi ci possiamo fermare qui. Abbiamo fatto un sacco di cose, abbiamo anche spennellato che non era, non c'era messa come cosa. Apriamo la cassa, che troviamo? Shampoosaglie, grano, va bene. Una canna incantata con fortuna del mare 1, che non è per niente male. Carbone, carne da marcia e una pala, ok. Ok, diciamo che va bene, però sinceramente mi prenderei anche questi io, senza né saperne leggere né scrivere. Se non sbaglio abbiamo anche la zar qui, l'ascia, quindi con l'ascia mi prendo la cassa che torna sempre utile. Ok, e anche questa l'abbiamo portata a casa. Non ho controllato se c'è la sabbia da spennellare, signori. Questo effettivamente sì, non ho controllato se c'è la sabbia da spennellare, ma mi sembra che non ci sia sabbia da spennellare in giro. Decisamente no, decisamente no. Detto questo, signori, io mi fermo qui. Se per caso dovessi trovare qualche altra cosa, ovviamente la registro e vi aggiorno nel prossimo episodio. Detto questo, io mi fermo qui. Fatemi salire sopra questa nuova costruzione che abbiamo conquistato. Abbiamo un galeone anche da andare ad esplorare, ma non lo faremo oggi, signori, non lo faremo oggi. Detto questo, io vi ringrazio per aver guardato questo video, vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto. Noi ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo appuntamento. Bella raga, ciao!